Life Social. Buonasera e bentornati con noi amici di Life Social. Ovviamente siamo sempre qui su Radio Veronica One a tenervi compagnia anche questa sera con le nostre interviste, i nostri ospiti, e ci è venuto a trovare un nostro vecchio amico che è Pierluca Costa, che è un etologo, titolare dello studio ZC Zoologia Costa. Intanto ciao Pierluca, bentornato. Ciao, grazie. E dunque Pierluca, questa sera parleremo di un po' di cose, innanzitutto insomma in generale un po' di quella che è l'etologia, e poi di quella che è la tua professione, i servizi che tu offri, insomma affronteremo un po' di discorsi. Innanzitutto ti vorrei però chiedere, ecco, qual è stato il tuo percorso formativo, di formazione, quello che hai affrontato insomma per diventare un professionista? Certo, allora guarda, il mio percorso di formazione inizia con una laurea triennale in produzione animali che ho conseguito presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie di Torino. Sì. E poi dopo mi sono laureato con laurea magistrale con il percorso di formazione definito ECAO, che è in evoluzione del comportamento animale umano, sempre all'Università di Torino, Facoltà di Scienze Naturali. Okay. Questo è stato il percorso di formazione base. Poi ho integrato la mia professionalità, se possiamo dire, con un percorso di dottorato di ricerca conseguito presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie di Torino. Ecco, quindi questo più o meno è stato il percorso che ho affrontato per così diventare etologo, anche se in Italia la professione dell'etologo non è riconosciuta da un punto di vista legislativo, quindi ognuno può scegliere il percorso che meglio crede. Cioè, quindi c'è un percorso effettivamente universitario, però poi l'etologia non è riconosciuta come professione? Esatto, ah, esatto. Interessante. Il paradosso è un po' questo, nel senso esistono diversi corsi di formazione che sono più o meno sovrapponibili ad un percorso di formazione da etologo, quindi che affrontano l'etologia in tutte le sue varie sfaccettature, però poi la professione non è riconosciuta da un punto di vista professionale. Fantastico, quindi poi ti devi un po' inventare una professione. Esatto, esatto. Ok, invece all'estero è diverso? Cioè... all'estero è sostanzialmente diverso, ci sono dei percorsi di formazione intanto che sono più storici rispetto a quelli italiani, che sono più recenti, no? L'attenzione nei confronti dell'etologia è molto recente, e poi la figura professionale dell'etologo è profondamente riconosciuta. Certo. Non soltanto a livello istituzionale, ma anche in zoo, parchi, piuttosto che altre realtà che gestiscono animali di vario genere. Mm. Ah sì, insomma, però è giusto anche che anche perché noi magari comuni mortali non è che ne sappiamo chissà quanto di com'è lo stato dell'etologia qua in Italia, insomma, quindi grazie insomma per condividere quello che è la situazione tua e di altri etologi. Appunto, so che tu hai fondato Canale Etologia, dico sì, bene? Che sì. Cos'è? Ma Canale Etologia penso che di poterla definire la prima piattaforma social dedicata interamente all'etologia, alla sua divulgazione, quindi in termini più semplici è una pagina Facebook con il canale parallelo YouTube, dove dal 2013, anno di sua fondazione, si affrontano argomenti esclusivamente inerenti all'etologia ed in particolare l'etologia classica, che è quella che si è sviluppata nel corso del Novecento. Fantastico, quindi proprio ci sono dei video che tu fai? Sì, esatto, ci sono dei video, ci sono dei post, anche dei post importanti, insomma delle volte quando si affrontano le tematiche scientifiche non è possibile condensare tutto in un paio di frasi, ma insomma, certo. E poi appunto ci sono i video sul canale YouTube dove mi propongo di spiegare alcuni concetti dell'etologia piuttosto che altri video, diciamo, realizzati con dei collaboratori, con dei colleghi. Certo, molto interessante. E il canale YouTube si chiama Canale Etologia? Canale Etologia. Fantastico, esatto, bellissimo. Sì. Quindi a questo punto ti chiedo effettivamente di continuare a dipingere questo panorama italiano, questo panorama dello stato dell'etologia in Italia. Cioè, esattamente, no? Qual è questo stato dell'etologia in Italia? Guarda, è uno stato direi pessimo, nel senso oh, che... Che bello! Allora, okay, negli ultimi anni, diciamo negli ultimi 10 anni, se proprio devo contestualizzartelo in un periodo temporale, è aumentata considerevolmente l'attenzione nei confronti dell'etologia, sì, proprio perché insomma è aumentata la consapevolezza anche nei confronti di tematiche relative al benessere animale, e si è finalmente compreso che il benessere animale non è soltanto relativo alla somministrazione dell'alimento, piuttosto che alla protezione, certo, dal caldo e dal freddo, ma che esiste tutta una componente psicologica, se così possiamo definirla, che... diciamo presenta delle conseguenze a seconda di come noi la gestiamo in ambiente domestico. Una delle mie specializzazioni per esempio è proprio la patologia del comportamento. Sì. Io nel 2016 ho pubblicato un libro che si intitola Etologia patologica e che tenta di affrontare proprio il discorso relativo alla patologia del comportamento, la psicopatologia, nelle altre specie animali, no?
questo a testimonianza del fatto che appunto questi esseri viventi possono presentare dei disordini proprio come noi umani. Certo. Quindi si parla di ansia, si parla di depressione e addirittura, ahimè, di fenomeni quali l'autolesionismo, che è uno degli aspetti che mi sono dedicato durante il dottorato di ricerca. Io ho indagato l'autodeplumazione dei pappagalli, che è una vera e propria forma di autolesionismo deliberato, insomma. Posso dire, fare un commento? Certo. Però giustamente il pappagallo è anche un animale di un'intelligenza, credo, pazzesca. Assolutamente. Quindi è anche, come dire, non voglio dire normale, no? Però effettivamente non mi sorprende che un pappagallo possa diventare depresso, insomma. Beh, guarda, questo è molto interessante, il fatto che tu ritenga appunto normale che un animale come il pappagallo possa presentare dei disturbi del comportamento. Non tutti ci arrivano. Ah, beh. Tanti considerano gli animali purtroppo un po' come, ancora con una visione meccanicistica, quasi cartesiana, no? In realtà effettivamente, come dici tu, cioè il pappagallo è un animale che ha una struttura psicologica molto complessa e chiaramente il benessere etologico a questo punto dipende molto da come noi interagiamo con esso. Certo. E come strutturiamo la relazione tra le quattro mura domestiche dove noi conviviamo con questo tipo di animali. Sono animali che in realtà da un certo punto di vista non possono essere ancora definiti selvatici, no? Perché molte critiche vengono avanzate dicendo grazie, sono animali selvatici, li teniamo in ambiente domestico. Questo in realtà non è vero, perché se è vero che sono ancora molto simili, anzi uguali direi, alle specie libere in ambiente naturale, però gli animali esotici che noi abbiamo in casa oggi, così come i pappagalli, sono gli animali che sono allevati in cattività ormai da decenni, quasi certo, da secoli alcune specie, certo. Quindi possono essere definiti sotto diversi aspetti animali domestici a tutti gli effetti. Quindi il discorso natura versus ambiente domestico regge poco, regge invece molto il discorso relazionale, no? Sì, come noi ci relazioniamo, certo, nei confronti di questi animali. E fantastico, quindi insomma diciamo che c'è anche poca informazione per quanto riguarda l'etologia in Italia, purtroppo, insomma, sì, si capisce purtroppo ancora poco di etologia. È una disciplina che viene scimmiottata molto, consentimi di dire, da un punto di vista commerciale, perché si è capito che è un argomento che fa presa, però da un punto di vista più intellettuale, più scientifico, posso affermare senza il timore di essere contraddetto che siamo un pochino fermi. Certo, beh, spiace questo, ma spero che le cose possano migliorare in un futuro, Pierluca, ovviamente. Ti chiedo, quindi, qual è il lavoro dell'etologo? Cioè, poi alla fine che cosa fa un etologo? Che cosa fa un etologo? Che cosa dovrebbe fare? Diciamo che l'etologo, proprio per il percorso di formazione che intraprende, è un esperto non soltanto della struttura comportamentale dell'animale, ma anche di come essa si inserisce da un punto di vista ecologico, cioè come la specie animale che stiamo studiando ha evoluto queste peculiarità comportamentali e appunto psicologiche. Grazie a queste conoscenze, lui da un punto di vista applicativo può fornire la propria conoscenza per fornire delle condizioni di benessere sicuramente migliori, con diversi stratagemmi. Adesso ti faccio un esempio, non voglio annoiarvi, ma ti parlo del meccanismo scatenante innato, no? Ecco, ci sono alcuni stimoli in natura e quindi di converso anche in ambiente domestico che le specie animali riconoscono in modo istintivo e a queste seguono dei comportamenti a loro volta istintivi ben determinato. Ecco, se noi non forniamo questo tipo di stimolazioni, l'animale chiaramente non è in grado di espletare queste manifestazioni comportamentali e qui potrebbe nascere una condizione patologica che io definisco stasi comportamentale, che non consente all'animale una piena libertà di espressione. Ecco, il lavoro dell'etologo per esempio potrebbe essere questo: andare a scovare quelle che sono le stimolazioni che l'animale ha imparato a riconoscere nel corso della sua evoluzione e cercare di proporle in ambiente domestico per fornire un ambiente il più possibile sovrapponibile con quello dove la specie si è evoluta. Certo. Questo è uno stratagemma. Un altro argomento è proprio relativo alle patologie del comportamento. Noi ci troviamo con un pappagallo in piena autodeplumazione. Che cosa dobbiamo fare? Come dobbiamo gestirlo? Quali sono le stimolazioni che dobbiamo dargli? C'è una parte di medicina veterinaria che si occupa anche della gestione di questi comportamenti con un approccio profondamente farmacologico, quindi un po' al pari della psichiatria, no?
che non mi trova, diciamo, profondamente concorde, nel senso che io sono convinto che l'approccio farmacologico fondamentalmente nella maggior parte dei casi va a spegnere il sintomo. Mm. No, pensiamo a una sindrome ansiosa, se noi prendiamo un ansiolitico ci passa l'ansia, ma non curiamo l'ansia. Bravissima. Mm-hmm. Da un punto di vista fisiologico spegniamo il sintomo, non andiamo a operare sull'origine del problema, del perché esiste quest'ansia. Certo. E negli animali funziona esattamente nello stesso modo, quindi il pappagallo autodeplumato certamente lo possiamo trattare in collaborazione con un medico veterinario per cercare di spegnere quella che è la sintomatologia più grave, ma poi sicuramente dobbiamo andare a operare nell'ambiente e nella struttura relazionale che esso ha sviluppato col proprio proprietario. Ma ti chiedo quindi, all'interno del tuo studio ZC Zoologia Costa, che tipo di servizi offri quindi? Ma allora, con ZC offriamo una moltitudine di servizi che cercano di andare a coprire un po' tutti gli aspetti della detenzione e dell'allevamento degli animali. Mm-hmm. Prevalentemente esotici in ambiente domestico. Ecco perché non l'ho chiamato SE, per dirti studio etologia, ma sì, zoologia, perché gli aspetti sono tanti e perché c'è tantissimo bisogno di informazioni. I proprietari, collezionisti, parchi privati, le collezioni faunistiche non sempre sono a conoscenza, ad esempio, degli aspetti legislativi. Mm-hmm. No? Certo. Quali sono le leggi relative alla detenzione e all'allevamento di una determinata specie animale? Che cosa deve fare il proprietario quando nasce un cucciolo, un piccolo di pappagallo piuttosto che un cucciolo di un'altra specie? Ecco, lo studio ZC Zoologia Costa tende a fornire questo tipo di informazioni e fornire sicuramente un supporto durante l'espletamento delle varie fasi burocratiche, perché poi si parla di comunicazioni inoltrate agli enti preposti come la forestale, l'ASL, eccetera. Un altro servizio che offriamo è un supporto ai negozi, quindi alla realtà commerciali. Mm-hmm. Che ruotano attorno, diciamo, agli animali. Mm-hmm. Quindi sia da un punto di vista della gestione nutrizionale dell'animale, sia da un punto di vista della gestione degli spazi, e ancora anche per quei negozi, per esempio, che forniscono pesci ornamentali, quindi la gestione delle vasche, ivi comprese le analisi chimico-fisiche. Mm-hmm. Altri servizi che forniamo sono ad esempio delle valutazioni sul benessere degli animali posseduti dal cliente, quindi una collezione faunistica che intende fornire il massimo rispetto ai propri animali ci interpella proprio per verificare se le condizioni ambientali sono idonee e se i loro animali si presentano in buone condizioni etologiche. Mm-hmm. Questa è una piccola parte delle consulenze che facciamo, dei servizi che offriamo, oltre a tutti i servizi chiaramente legati alla divulgazione, quindi stesura di articoli, di relazioni relative proprio all'etologia e tutto ciò che ruota un po' intorno alla zoologia in generale. Insomma, un sacco di servizi, fate un sacco di cose. Esatto. Insomma, Pierluca, complimenti. Io vorrei inoltre lasciare a tutti i nostri amici e amiche di Live Social i vostri contatti, i tuoi contatti, così che se avessero effettivamente bisogno di te o di maggiori informazioni possono contattarti. Quindi lascio un numero di riferimento che è il 339 25 22 359. Potete andare a visitare la pagina Facebook Studio ZC oppure scrivere una mail a pierluca.costa@gmail.com e inoltre anche andare sul canale Etologia, canale YouTube, canale Etologia. Fantastico. Pierluca, è stato davvero un piacere averti qui di nuovo con noi. Ti ringrazio per essere stato aver fatto parte di questa nostra puntata e ti auguro una buona serata. Grazie a voi. E amici di Live Social, voi mi raccomando, rimanete con noi, non andate via, perché sono in arrivo nuove interviste e nuovi contenuti. Se non l'avete ancora fatto, andate a lasciare un commento o un mi piace alla nostra pagina Facebook Live Social Radio Veronica Wanna. Fra poco Live Social.